Che partita, c'è da dire ovviamente che partita, che partita, perché è finita in un modo, diciamo, per come è finita in un modo imbarazzante, ma comunque è stata una bella partita. Regà, mi riferisco a Lazio-Milan, avete capito, mi ha interrotto lo starnuto. Il mio discorso, Lazio Milan 0-1, di bello, l'arbitraggio, veramente, veramente. Comunque, raga, prima che inizi, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e se vi va, se volete supportarmi, commentate, iscrivetevi al mio canale attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi contenuto che caricherò e poi seguitemi sui miei altri social network. Grazie, grazie mille di cuore per chi mi supporterà e guardate un po'. E la Lazio, cioè la Lazio sul suo social, cioè su Instagram, mette questa come post partita. Il post di fine, il post di fine match. Incredibile. Poi oppure sinceramente, a dire il vero, un attimo, ci sono. Ci sono per rispetto. Mi scuso di essermi comportato in questo modo, perché no, non volevo continuare a giocare l'area col naso. Dicevo, grazie mille per chi mi supporterà. Poi come avete visto il post della Lazio, fine match con Di Bello col Rosso. C'è da dire che è stata una partita pazza. Una partita pazza, questo è il dato di fatto che è stata una partita pazza. Vedo sul social che ho appena mostrato, i milanisti contenti sotto post su Insta della Lazio. Giustamente, devono essere più che contenti, sinceramente, segnare un gol nel finale e finire la partita in questo modo, con tre espulsioni per la Lazio. Ma comunque, per l'ennesima volta l'arbitraggio italiano si dimostra troppo debole, troppo debole. Di certo, oggi Di Bello è stato imbarazzante. È stato imbarazzante, veramente. Li ha espulsi. Chi aveva avanti a lui, mancava solo che espulsesse il guardalinee, gli steward o non so cosa. Veramente imbarazzante, ma imbarazzante, ma imbarazzante. Di Bello è stato. Poi sulla partita. Ok, che è stata una bella partita. L'inizio della partita mi ha dato quella sensazione che avremmo visto una partita piena di gol. Invece non è stata, perché solo i primi minuti sono stati un po' con un'intensità alta. Invece dopo, imbarazzanti tutte e due. La partita è stata bella solo per due fattori. Due fattori. L'arbitraggio. Cioè, per tre fattori, sinceramente. L'arbitraggio, le tre espulsioni, vabbè, elenchiamola così, il gol nel finale del Milan. Per queste tre, poi per il resto Lazio-Milan non hanno dimostrato nulla di che, cioè qualche tiro del Milan, paratone di Provedel, ma parere mio personale, per quel che ho visto, il Milan sotto il punto di vista di gioco in questa partita è stato imbarazzante. Imbarazzante, la Lazio non ha fatto nulla, a dire il vero, non ha fatto veramente nulla. Magnan non è stato impegnato a fare grandi parate a differenza di Provedel, ma tecnicamente le due squadre hanno sbagliato di tutto e di più, ma l'argomento principale in questa partita non si focalizza sulle qualità, cioè se ha meritato la squadra o no, ci si focalizza sullo schifo, sull'arbitraggio che è stato veramente imbarazzante. Da parte di Di Bello. Poi c'è da dire, imbarazzante, 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 ma le prime due espulsioni erano più che giuste. Le prime due espulsioni erano più che giuste. Pellegrini veramente scarso, scarso, c'è da dire. Pellegrini veramente scarso, 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 scarso. Poi quella su Marusic è più che giusta. Le prime due espulsioni sono state giustissime. Poi sulla prima potrei dire l'arbitro poteva fischiare perché c'era Castellano, se non erro, giocatore della Lazio per terra, ma finché non fisca l'arbitro. Poi Pellegrini è stato stupido,
subito comportarsi in quel modo contro Pulisic. Voleva proteggere palla per farla uscire, ma chiaramente non fischia, il gioco si continua in quella situazione. Era più che giusto continuare il gioco, vista quella situazione, visto che l'arbitraggio l'arbitro non aveva fischiato. Giusto quello di Manzici, invece quella di Guendouzi sarebbe stato più che giusto un giallo. Sarebbe stato più che giusto un giallo, a dire il vero. Un giallo. Ma rimane il fatto che il Milan ha vinto e si è raggiunti, perché adesso la classifica cambia. Con il Milan a meno uno, ricordo quando eravamo in lotta con l'Inter, il Milan era veramente giù, guarda dove ci siamo ridotti. A ritrovarci il Milan a meno uno, e poi se tu non vinci contro il Napoli, sei nella merda. Se non vinci contro il Napoli, sei nella merda, proprio con l'M maiuscola. Se non vinci domenica a Maradona contro il Napoli. E vabbè, ragazzoli, non ne resta un saluto e un grande abbraccio. Bella partita è stata, per come è finita. Di certo non speravo, non so contento per come è finita, per il risultato, perché avrei sperato, cioè, speravo nella vittoria della Lazio inizialmente, e speravo nel finale almeno in un pareggio, anche se ero a casa di un mio amico, ci siamo detti che questa partita sarebbe finita con un gol nel finale, e ci abbiamo acciappato. Perché era una partita col sapore, era una partita proprio che non doveva finire 0-0. Poi litigi, subitigi, eri 6 minuti di recupero, bla 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 bla. Di bello. I cartellini rossi. Di bello. Di bello MVP. Vabbè, ragazzi, un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, spero che vi ha fatto piacere guardare il mio video fino qua. Di certo, se non vi sarà piaciuto, o se vi sarà piaciuto, che italiano veramente, grazie mille. Di certo, pian piano, video dopo video, si migliorerà. E niente, un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio. Statemi bene, Noah Okafor. Noah Okafor, ma che l'arbitraggio, di bello, di bello, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, e sempre, ma per sempre, fino alla fine, e ovunque. Forza, forza, Juventus. Ciao, ciao, ragazzi.